Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di una professione bellissima, quella dell'attore. In particolare andiamo a conoscere un giovanissimo professionista, Alessandro Casaletto, amante del musical, al quale abbiamo chiesto come è nata la sua passione per questa professione. La passione inizia da quando sono piccolo, soprattutto per il teatro in generale. E pian piano è cresciuta e insieme a me, e quindi ho conosciuto anche altri ambiti del teatro, quindi oltre magari alla prosa ho scoperto anche il doppiaggio, anche il musical, e pian piano, approfondendo questa cosa, ho scoperto anche appunto il musical, che mi ha aperto nuove strade. Chi ti ha portato la prima volta a vedere uno spettacolo a teatro? La prima volta che sono andato a teatro ci sono andato con i miei genitori, ma in realtà prima ancora del teatro l'ho scoperto anche grazie a parte la televisione, quindi magari guardando commedie in TV, e per uno spettacolo più rievocazione storica, diciamo, che facevamo da me in Basilicata, dove sono rimasto colpito da questo modo di espressione. Da una passione non è scontato, non è matematico che possa tramutarsi in una professione. Ad Alessandro Casaletto è successo, gli abbiamo chiesto quando se ne è reso conto. L'ho capito al liceo, perché ho frequentato il liceo musicale e, diciamo, le scelte più ovvie erano quelle di andare in conservatorio o comunque intraprendere un'altra strada. Avevo deciso che il musicista non era la carriera che faceva per me. E mi ero ricordato anche di questa piccola idea che mi era venuta, ovvero quella di fare l'attore. Nonostante magari conoscessi in minima parte questo mondo, mi interessava. Mi sono avvicinato al doppiaggio in primis, e andando a Matera, che era vicino Potenza, durante il mio quinto anno di liceo, e ho iniziato un po' a capire, a sondare il terreno, e mi sono ritrovato appunto in questo grande mondo che ho iniziato a conoscere sempre di più, e ho completato quindi questo percorso poi trasferendomi a Roma. E stranamente, dico anche per fortuna, avevo delle idee già abbastanza chiare al liceo, che non è una cosa assolutamente scontata, e infatti mi ritengo fortunato in merito. E quindi ho deciso di intraprendere questa strada, in primis col doppiaggio, poi ampliando sempre di più, quindi studiando prosa e poi anche il musical. Alessandro, 24 anni, tanti sacrifici, a cosa hai dovuto rinunciare? Ritornando sul fatto che non è una vita semplice, in primis il più grande scoglio che ho affrontato è stata l'addizione, perché questo mostro che si cela dietro il teatro in generale, dove devi parlare in italiano, e come chiunque ha una sua cadenza dialettale o comunque un minimo di dialetto ce l'hanno tutti, per fortuna, perché è una cosa bellissima che io adoro, però soprattutto per il doppiaggio e anche per il teatro in generale, la recitazione, serve una giusta pronuncia italiana. Quindi è stato difficile scardinarsi da quelle che erano un po' le certezze che si hanno sulla lingua e sul modo di parlare, che è una cosa che hanno tutti, quindi non è una cosa che si acquisisce. Si impara, certo, però impariamo tutti a parlare, quindi è stato difficile scardinare quelle certezze che si avevano in merito e imparare a parlare italiano. Per chi volesse intraprendere una carriera come la tua, che cosa suggerisci di fare? In primis dipende da qual è lo sbocco preciso che uno vuole avere, perché ci sono tanti stili e tanti approcci diversi e tante scuole di pensiero. Se uno vuole approcciarsi al doppiaggio, ci sono accademie predisposte; per uno che vuole approcciarsi alla prosa, al musical, sono stili diversi di una unica grande famiglia. Io consiglierei sempre un'accademia, perché un'accademia ti forma a 360 gradi. Dall'arte della recitazione all'arte del design. È il momento di incontrare un artista veronese, Enrico Girotti, che grazie a un filo di metallo realizza dei veri e propri sogni. Andiamo a conoscerlo più da vicino e gli abbiamo chiesto di che cosa si occupa. Sono Enrico Girotti, designer e progettista. Nel 2017 ho fondato La Piega WD, un mio brand personale di furniture, di arredi in filo metallico piegato. Appunto 2017 ho deciso di aprire questo marchio, dopo aver lavorato come designer per diverse aziende, per sviluppare una mia linea personale.
Saper unire il design all'arte è una delle caratteristiche di Enrico Girotti. In un momento storico come quello del Covid è riuscito a realizzare delle opere importanti esposte a New York, a Londra e anche a Milano. Ci facciamo raccontare come è riuscito a trasformare un momento così difficile anche in un'opera d'arte. Essenzialmente ho sempre un po' ruotato attorno al mondo del progetto ed è sempre stata poi una costante, poi dopo anche nella vita ci si sposta attorno ad altri punti, però il pivot è sempre stato quello del progetto. Ho lavorato come progettista per interni e furniture. Nel 2017 ho realizzato un'installazione per PT Uomo, tutta in filo metallico, assieme a Elia, mio caro amico. Da quel momento ho lavorato molto di più sul filo metallico, che è poi la costante di tutta la collezione. Da lì è partita poi la piega. Recentemente ho sviluppato degli spin-off, dei progetti particolari, anche tendenzialmente più artistici, tra cui queste mascherine Remask Project, che è stato un progetto che ho sviluppato durante il Covid, in cui ho preso delle mascherine chirurgiche e le ho riplasmate, le ho reinterpretate e ho realizzato, diciamo, delle opere uniche in cui la mascherina veniva riplasmata nella forma, nella funzione e nel materiale. Infatti tutte le mascherine sono in oro 24 carati, che è un materiale aureo, appunto curativo, in una serie di oggetti artistici unici che ho poi presentato in maniera quasi scherzosa al mercato. Ho avuto anche un discreto successo in America e da qui è stato poi il motivo per cui ho l'anno scorso fatto una mia personale a Milano, in cui presentavo un po' tutta, diciamo, il lavoro in maniera più vasta. Come è evoluto il tuo lavoro negli ultimi 5 anni e quali sono le figure professionali con le quali collabori abitualmente? Negli ultimi anni, nei 5 anni di attività con la piega, ci sono stati molti cambiamenti a livello di attitudine, di progetto. Il mercato è tendenzialmente cambiato e anche poi dopo le competenze si sono ampliate. Se prima il prodotto era un prodotto industriale più rivolto a un'applicazione, diciamo, vasta, attualmente lavoro molto con la personalizzazione in coesione con quelle che sono le direttive progettuali dell'architetto o dell'albergatore, insomma, in una specie di percorso che unisce l'arredo e lo unisce in un contesto più ampio, che è quello della realizzazione. Infatti molti delle nostre realizzazioni avvengono attraverso delle personalizzazioni spinte con finiture e materiali. Per questo ci avvaliamo di tanti fornitori locali che hanno delle expertise particolari con cui riusciamo a poi interpretare in maniera più adeguata poi il progetto di interni o alberghiero, insomma. Una grande passione e soprattutto una notorietà crescente che ti ha portato a collaborare anche con Endemol, con la trasmissione MasterChef Italia. Ci racconti come? Mi ha fatto molto piacere l'anno scorso di essere stato contattato poi dagli stilisti di MasterChef che hanno selezionato alcuni articoli del mio catalogo, quelli più preziosi, come la Marone, una sedia molto concettuale in ottone lucido, Alice, una sedia anche molto aerea che sospende la persona attraverso un abbraccio, tanti complementi in metallo e anche in marmo. Li ha selezionati per questa edizione, mi ha fatto molto piacere proprio perché sono appassionato di cucina e vederli è una cosa interessante. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di Alessio e Veronica, campioni nazionali di danza sportiva. Le abbiamo chiesto come è nata la loro passione per questa bellissima attività. La mia passione per la danza è nata quando ero piccolina. I nostri genitori ci hanno portato a vedere delle esibizioni e
ci siamo divertiti tanto, cioè mi è piaciuto tanto e abbiamo voluto provare io e mio fratello a fare questo sport, e da sempre anche a loro è piaciuto ballare, quindi diciamo che era una cosa un po' di famiglia, e quando abbiamo provato poi abbiamo pian piano preso passione e siamo arrivati fino qua, e ormai sono più di 20 anni che balliamo e quindi è una cosa assodata. L'abbiamo anticipato in apertura di servizio, un riconoscimento importantissimo, di che cosa si tratta e come si arriva a questi risultati. È un riconoscimento davvero importante che abbiamo ricevuto, sì, abbiamo vinto il campionato italiano assoluto 2024 nella classe Professional Division. Si raggiungono questi risultati con tanto allenamento e tanta voglia di fare e soprattutto con tanta passione. Gli allenamenti sono pesanti, sono duri e arrivare comunque a questo livello richiede molto sacrificio e tanto lavoro. Avere un compagno di ballo che ha un fratello porta qualche difficoltà. Avete mai litigato? Con mio fratello no, in realtà il ballo ci ha unito molto e infatti noi consigliamo spesso a fratelli e sorelle, se c'è la possibilità e un po' di passione, di provare a ballare insieme, perché la coesione e quell'unione che si ha tra fratelli è una cosa che non tutte le coppie riescono a trovare, e poi devo dire che sono stata fortunata perché ho un bravo fratello. Alessio Cacciatore ci dimostra insieme alla sorella che una passione può diventare veramente una professione. Ascoltiamo. La mia passione per il ballo è iniziata come per Veronica. Abbiamo iniziato insieme nel 2002, era dicembre, quindi avevamo 10 anni io e 8 Veronica. I nostri genitori ci hanno accompagnato a vedere alcuni spettacoli di danza, alcune competizioni, e abbiamo iniziato da lì e poi è continuata fino ad avere la scuola che abbiamo oggi e i risultati che abbiamo oggi, i nostri allievi, quindi è diventato il nostro full time. Per chi ci segue da casa e ci fosse qualche ragazzo o ragazza che volesse avvicinarsi a questa bellissima attività di danza sportiva, che consiglio vi sentite di dare? Il suggerimento che vorrei dare a un ragazzo, una ragazza giovane che vuole intraprendere una strada così è di crederci, nel senso che il segreto è non mollare mai e spingere quando volete percorrere una strada così particolare. Effettivamente negli ultimi anni, anche magari io penso allo sport, magari con il liceo sportivo, alcuni indirizzi sportivi che si sono aggiunti, non c'erano ai nostri tempi, e c'è anche un aiuto maggiore per magari poi seguire questa strada nella vita. Però il segreto è quello di crederci veramente e non mollare. Veronica ed Alessio hanno una scuola di ballo. Il ballo è sempre più parte della nostra vita. Perché lo caldeggiate e lo suggerite a chi cerca anche di crearsi nuove amicizie? È da suggerire assolutamente come attività, perché è uno sport che fa bene alla salute. Poi tantissima gente che viene a scuola da noi viene a ballare per conoscere altre persone, quindi per stare in compagnia. È un'attività carina da fare anche in coppia, abbiamo un sacco di coppie di fidanzati o di marito e moglie che intraprendono questa strada per fare un'attività insieme. Diciamo che non ci sono cose negative, non ci sono aspetti negativi di questa strada. Una novità di questa edizione 2024 del Lavoro a 360 gradi mi vedrà accompagnata insieme a un giornalista, Samuele Nottegra, che ci racconterà le novità del mondo HR, delle Human Resources. Cosa significa? Significa che incontreremo uno specialista, Andrea Montuschi, che ci darà tutte le indicazioni di come essere attrattivi come aziende per chi sta cercando lavoro e dei giusti suggerimenti per chi è candidato. Ma sentiamo dalla voce di Andrea Montuschi che cosa saranno queste pillole di HR. La rubrica si chiamerà Pillole di HR e appunto saranno pillole di risorse umane, quindi tratteremo tanti argomenti riferiti tutti al mondo delle risorse umane da un punto di vista dei collaboratori, per cui dell'esperienza dei collaboratori. Partirà la settimana prossima all'interno del Lavoro a 360 gradi.
Gli argomenti trattati saranno tanti e abbastanza variegati. Avremo fondamentalmente due cicli che seguiremo. Uno è quello del cosiddetto viaggio del collaboratore, quindi seguiremo le persone dall'ingresso, anzi da prima, da quando si candidano per un lavoro fino all'uscita. Butto lì qualche spoiler. Smart working, intelligenza artificiale, work-life balance, tematiche di questo tipo che, diciamo, prescindono dal viaggio della persona, ma che sono molto molto importanti per tutti i lavoratori. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per raccontarvi le novità del mondo del lavoro. Non mancate, perché io vi aspetto.